Qualche sorpresa, e non solo positiva, arriva dalle ultime frontiere della genetica. Ne parla il grandissimo esperto italiano Edoardo Boncinelli. Ma naturalmente ritroveremo Francesco d'Assisi e respireremo di nuovo aria pura. Modificando i geni potremo vivere fino a 300 anni, ma per fare cosa? Sembra un po' una boutade questa, raccontata nella rubrica La Scienza del settimanale La Sette, e lo conosciamo bene, è un inserto, o meglio, è davvero il magazine per eccellenza riguardo al gruppo Rizzoli, Corriere della Sera. E Daniela Monti, che sicuramente è un'ottima divulgatrice, sa fare le domande giuste a questo grande genetista italiano, Edoardo Boncinelli, che onestamente in passato mi aveva un po' disturbato per le sue posizioni abbastanza radicalmente agnostiche. Questa volta però ci dà un messaggio davvero giusto, che è già contenuto in quella domanda che abbiamo visto nel titolo. Ma a cosa ci serve vivere a lungo, spostare l'asticella non in senso verticale naturalmente, ma in senso del tempo, avanti rispetto a quei 100-110 anni che già sono quasi garantiti a una larga porzione dell'umanità? E Boncinelli stesso dice: la risposta la deve dare il dibattito sui valori, quindi è una scelta etica che ci aspetta, e non sono i tecnici della scienza a doverci dare la strada. Quindi molto molto interessante stavolta Boncinelli, anche dal nostro punto di vista. Per la prima volta nella storia una specie è in grado di cambiare la propria biologia grazie alle conoscenze culturali acquisite. Questo è un punto chiave da un punto di vista anche generale. Non è fantascienza, ripetiamolo, non c'entrano nulla certe previsioni dei letterati o dei cineasti, ricordiamolo. In che cosa saremo diversi da ciò che siamo? Qui invece la domanda è forse scontata, ma è anche molto ingenua, perché non ci può essere già la risposta su questo. Il nostro codice genetico, come sappiamo, adesso viene comunque manipolato, ma non nella sua parte più importante, più essenziale, quella appunto di cui ci parla Boncinelli, perché qualcuno per ora si astiene dal modificare determinati elementi, modificando appunto i quali non sappiamo che cosa veramente cambierà. Finora si parla invece di mutamenti del corredo genetico per correggere determinate malattie e basta. Quindi creatività, disciplina, onestà dipendono dalla natura o dalla cultura? Un'altra domanda interessante. Non tutto è genetica. La maggior parte delle nostre caratteristiche biologiche, torna a spiegare l'esperto, è controllata da una quindicina di geni. Entro 20-30 anni sarà ineludibile la domanda su quali uomini vogliamo diventare, e non sarà la scienza a poter rispondere. Non è scelta tecnica, ma etica e sociale, spiega Boncinelli, come vi anticipavo prima. L'argomento è affrontato in un libro, l'ultimo di tanti ovviamente, che si intitola Il male, storia naturale e sociale della sofferenza. Voler vivere tanto a lungo è una scelta di egoismo? Non lo chiamerei così, ma spinta vitale, necessità, istinto, perché l'uomo non vuole morire. Ma non morire non si può. Non so chi ha messo in giro il numero di 100, 110, 120 anni, ma non è sbagliato. A forza di migliorare lo stile di vita, i 100 sono già una realtà. Ma se mettiamo le mani sui geni che controllano l'invecchiamento, difficile dire dove potremo arrivare. Oggi qual è il limite nella manipolazione genetica?
siamo in grado di far nascere bambini con un particolare patrimonio genetico. Nel 1975, che ci sembra tanto lontano, gli scienziati si sono ritrovati in California e hanno deciso che può essere considerato etico modificare il DNA delle cellule somatiche, ma non quello delle cellule della linea germinale, che danno luogo ai gameti maschili e femminili, trasformando profondamente l'individuo. Come negli OGM, si possono modificare un gene, due geni, tre geni. Se lo si fa nella linea germinale, tutto l'individuo avrà quella modificazione. Modificazione che sarà ereditabile. E se facciamo una mossa sbagliata? Se è vero che sarebbe anche interessante leggervi tutte le risposte alle tante domande che sono contenute in questa intervista della Monti a Boncinelli, è anche vero che adesso invece apriamo la pagina dedicata a San Francesco, prima in maniera indiretta, perché quando si abbina il santo di Assisi con il cinema, con gli artisti, forse qualcuno tende a sbadigliare, a dire l'ennesimo caso in cui magari si tenta di dare il meglio, però non ci si riesce, vista la potenza anche proprio ineffabile di Francesco d'Assisi. Questa volta però Giacomo Campiotti, questo valente regista di cui ci racconta un testo di Francesca D'Angelo, parla di San Francesco semplicemente per dire che è stato incisivo in alcuni momenti della sua vita, quindi non pretende di raccontarlo artisticamente. Giacomo Campiotti, San Francesco mi ha insegnato la felicità. Da ragazzo andava ad Assisi in autostop, oggi prega spesso sulla tomba del poverello. I santi sono uomini e donne molto più vicini a noi di quanto potremmo immaginare, così dice il regista di Braccialetti Rossi. Un regista che vediamo anche fotografato con alcuni dei suoi 5 figli. È una storia, quella di quando da ragazzino, da Varese, con un suo amico si coprivano a vicenda, dicendo che andavano a dormire appunto a casa del compagno di scuola e invece partivano tutti e due per Assisi in autostop. Del resto a 12 anni non ci sarebbero state altre modalità per andare e venire in un paio di giorni. E quelle ragazzate, potremmo dire, hanno invece lasciato il segno anche in senso positivo. C'è lo zampino di San Francesco dietro alla sua consapevolezza, ha appena raccontato anche di un periodo di distacco tra i 30 e i 40 anni dalla fede. Dopo il 2000 tornai ad Assisi per seguire uno stage di yoga, uno stage molto spirituale. Ho ritrovato San Francesco e tuttora torno spesso sulla sua tomba. E anche se fino a quel momento avevo avuto una vita felice, soprattutto una carriera di successo, mi resi conto che non avevo mai provato una gioia così profonda come quella che sentivo pregando. Nella foto vediamo anche il set di Braccialetti Rossi, che è una delle tante opere appunto di successo firmate da questo regista, del quale vogliamo semplicemente, ripeto, darvi cenno riguardo all'importanza del patrono d'Italia nella sua esistenza. Certo, da regista ha già spesso raccontato le vite dei santi. Che idea si è fatto della santità? Lo dice con molta semplicità. Uomini e donne molto più vicini a noi di quello che potremmo immaginare. Adesso il prossimo progetto, per esempio, è un film TV su Chiara Lubich, molto molto interessante, sarà vedere come lo racconterà. E poi tanti altri elementi che anche potremmo riscoprire proprio attraverso questa rivista, che molte volte racconta, questa volta l'ha messa in copertina, storie di chi si lascia conquistare dal Vangelo. Adesso sentiamo di nuovo la grande esperta di Francesco d'Assisi, Chiara Frugoni.
Un'altra cosa ancora che vorrei farvi notare è che anche questa è completamente straordinaria ed è una delle altre proprio novità di Francesco, è questo aggettivo, e dice: produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. Ecco, a noi questo ci sembra una cosa ovvia, avere notato quanto sono belli i fiori e coloriti, ma di nuovo, per apprezzare quello che dice Francesco, dobbiamo rifarci a quello che era l'atteggiamento, il sentire comune nel Medioevo. Allora, nel Medioevo nessuno apprezzava il paesaggio, nessuno apprezzava un bel bosco, perché c'era una fatica gigantesca nel dissodare. Ricordiamoci anche che tutti gli strumenti erano di legno, non c'era ferro, il ferro era preziosissimo. C'erano proprio soltanto una piccolissima striscia intorno alla vanga, e quindi di ferro. E quindi pensate come si può vangare usando uno strumento di legno: si spezza subito, non si riesce ad arrivare in profondità. E allora, se si hanno degli strumenti che valgono così poco, è difficilissimo fare rendere la terra. Quindi la maledizione di Dio ad Adamo, no? Con il sudore, con fatica e con triboli riuscirai a mangiare il pane, era attualissima. Quindi la natura era sentita come qualcosa di estremamente ostile e che sempre prevaricava, cioè non si faceva tempo a dissodare un pezzetto di bosco che subito i rovi e gli alberi ritornavano. Quindi non c'era assolutamente l'idea di il piacere del paesaggio, del verde. E addirittura, quando si parla anche se voi, non so, leggete i romanzi d'avventure, sono molto belli i romanzi medievali, vedrete che quando gli eroi arrivano, non so, a un bellissimo giardino, è sempre detto che è un giardino chiuso da una bella palizzata, perché appunto l'idea è di riuscire a tenere via tutta questa natura così incombente. Ecco, invece Francesco ha un'idea completamente diversa, e lo possiamo vedere per esempio in queste citazioni. Sono citazioni abbastanza forse note, che voi conoscete, ma che è anche bene riuscire a ricordare, e che di nuovo derivano da una meditazione della Bibbia. Allora, sempre ricordando la prima quando era stato appena creato, allora che cosa dice sempre Genesi 2,15? Dice che Adamo, quando ancora era senza la sua compagna, non c'era ancora di gioia, creato, ut operaretur et custodire tillum, cioè perché lo lavorasse e lo custodisse. E quindi Dio aveva pensato che Adamo doveva vivere in un paesaggio bellissimo e che il primo uomo doveva contribuire a mantenerlo tale. Quindi Adamo era stato appunto creato per un destino di felice agricoltore. Allora, proprio anche per questo, Francesco diceva al frate Ortolano, e adesso cito, di non riempire tutto lo spazio di verdure commestibili, ma di lasciarne libera una parte perché producesse erbe spontanee che a loro tempo producessero i fratelli fiori. Quindi non un orto da dove si ricavasse tutto da mangiare, ma una parte assolutamente incolta dove venissero i fiori. E usava dire che il frate Ortolano doveva anche riservare da qualche parte un bello orticello dove piantare tutte le erbe profumate e tutte le piante che producono fiori belli. Le corolle, una volta sbocciate, infatti, avrebbero invitato chiunque le guardasse a lodare Dio. E perfino, dice il suo biografo Tommaso da Celano, francescano, nella sua seconda biografia, dice che Francesco, quando i frati tagliano la legna, proibisce loro di recidere del tutto l'albero perché possa gettare nuovi germogli. Quindi vedete che per Francesco non solo è importante che ci siano dei prati spontanei, belli, ma vuole addirittura
dei luoghi dove vengono coltivati i fiori, quindi assolutamente una gratuità e bellezza della natura, e addirittura vuole i boschi, cioè non vuole che siano distrutti e che quindi gli alberi possano sempre ricrescere. Quindi è una concezione anche questa che veramente stupisce per la sua modernità e che appunto è giunta fino a noi attraversando veramente estremamente secoli, dove appunto la natura non era assolutamente apprezzata per la sua bellezza. E sicuramente può essere ricollegato al messaggio di Francesco, al suo cantico delle creature, anche quanto, così con un dettaglio molto interessante, è stato raccontato per Famiglia Cristiana riguardo ai divi che partecipavano alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e che sono stati sfamati naturalmente da un italiano. Per cena un rombo alla Clooney. Tino Vettorello, chef del ristorante della Terrazza alla Biennale, racconta come ha conquistato le star con la sua cucina. Sicuramente menù che potremmo definire spettacolare. Divertente questa testimonianza. Era seduto accanto a Carlo Verdone. Sapevo della sua fama di ipocondriaco. Infatti a ogni piatto mi diceva: scusi, non potrei, giusto un assaggio, sono a dieta. Eppure ha mangiato anche il fritto misto. È appunto un episodio gustoso, tanto per stare in tema. Ma quando una star fa dei capricci a tavola, lei come si regola? Chiede Eugenio Arcidiacono. Di solito cerco di non assecondarla, ma di proporre qualcosa di mio. Quasi sempre li convinco. Le richieste più insolite di regola arrivano dal loro staff. Mi avvisano: non dargli da mangiare questo, quello e quell'altro. Poi, quando vedono ciò che offro, quasi mai si tirano indietro. Quindi all'italiana potremmo dire si tratta anche di un artista nella cucina e nella cottura e nella ideazione dei piatti, che non si lascia limitare. E la creatività nostra appunto è tale che va anche oltre, potremmo dire, il potere della committenza. Quale divo le ha dato più soddisfazione in quest'ultima edizione? Spike Lee. Era stato preparato un pranzo a buffet. Ho visto che si aggirava tra le portate e non prendeva nulla. Non degnava di uno sguardo i piatti a base di carne. Mi sono avvicinato e gli ho detto di prendere un carpaccio di seppie veneziane con le verdure. Visto che ha apprezzato, gli ho proposto il risotto ai frutti di mare. Avanti così fino alla fine. E allora, quando ha mangiato tutto, mi ha sorriso e ha incrociato i pugni, come fanno i pugili, per dire che aveva gradito. Ma c'è un dettaglio che abbiamo trovato anche nel titolo, che vogliamo appunto sottolinearvi, anche perché è facile da copiare. Qual è il suo piatto più richiesto? Il rombo alla George Clooney, ispirato a lui, anche se quest'anno non è venuto. È un habitué della mostra. Una volta ho iniziato a studiarlo e a immaginare un piatto che definisse la sua personalità. Ho pensato al rombo, pesce generoso, ai lamponi rossi, rimandano al suo sorriso e alla sua eleganza, e agli asparagi di mare che avvolgono con la loro forza. Non so se lui sia davvero così, ma quando l'ha mangiato gli è piaciuto tantissimo e ora lo ripropongo con il suo nome. Quindi è davvero un personaggio questo Tino Vettorello, ecco, avevo dimenticato il suo nome, che ci aiuta anche a fare un passaggio un po' ardito, ritornando invece a chi sicuramente loda il creato, perché è Dio che ce l'ha donato, e si occupa anche, come da sempre i monaci, di coltivare la terra, di trarne frutto, ma pensa che la dimensione verticale sia più importante. Stiamo parlando di Madre Maria Grazia Girolimetto. La clausura, una finestra sull'Eterno. È la nuova badessa del monastero benedettino fondato 45 anni fa sul Lago d'Orta da Madre Anna Maria Canopi. Questa Madre Canopi l'avevamo citata, avevamo seguito
una sua intervista all'altra edizione, perché è morta il 21 marzo e quindi nonostante la clausura ogni tanto si lasciava avvicinare dai giornalisti, e l'hanno raccontata appunto questi della redazione di Credere. Guardate il volto di chi adesso ha preso le redini, naturalmente nel servizio innanzitutto alle consorelle. Madre Maria Grazia è più giovane dell'87enne madre Canopi, è di un'altra generazione, ha 56 anni, ma da tantissimi anni viveva proprio in questo monastero benedettino, che vi ricordo è nato solo 45 anni fa, in quel piccolo, in quella piccola isola al centro di un piccolissimo lago d'Orta che tanti appunto neppure conoscono. Per noi preghiera e lavoro sono tutt'uno, lavoriamo in silenzio per custodire il mormorio della parola. Madre Maria Grazia è stata eletta badessa dei più di 100 consorelle, 70 stanno sull'isola, più di 30 in altri luoghi del nord Italia. Qual è il ricordo più vivo che ha di Madre Canopi? Coraggio e pazienza, mi diceva sempre, soprattutto quando ero già badessa. Sono stati mesi molto preziosi per me, pur essendo lei in disparte era il bastone cui appoggiarmi, la mano del Signore sicura che con lungimiranza mi indirizzava. Mi colpivano la mitezza e il silenzio interiore con cui accoglieva il bene e si lasciava ferire dal male. Aveva un grande equilibrio, una grandissima misericordia e quasi una certa ingenuità. Il suo era un volto di fanciulla. Qui la fotografia lo mostra ancora una volta. Soprattutto è straordinario in tante figure spirituali notare come la vecchiaia non toglie nulla alla luminosità dell'incarnato. Lei come è giunta alla scelta della vita monastica? Sono cresciuta respirando la fede in famiglia e in parrocchia. Ero molto impegnata in oratorio, ho vissuto esperienze molto forti nella diocesi di Milano. E qui non può che esserci un riferimento al cardinale Carlo Maria Martini, lungamente arcivescovo a Milano, con tutto il carico meraviglioso di eredità da riscoprire. Oggi rifarebbe la stessa scelta? È stato chiesto a questa donna, a questa suora, a questa italiana. Sì, entrerei in monastero anche prima, perché solo nel luogo dove è riposta la propria vita si può trovare pienezza e felicità. È bello questo verbo, riporre, e anche per noi, nelle ultime righe, è dato questo consiglio, trovare un angolo del proprio cuore in cui riporre le cose più importanti della nostra vita. Oh!